Buongiorno amici autodigest e benvenuti a bordo del Ford EcoSport, un city SUV. Fa parte del segmento C ed è a metà classifica sul mercato italiano dei fuoristrada. Creato sulla piattaforma B Globale in Brasile, è un po' un mix tra una city car e un SUV ed è disponibile in due versioni, Plus e Titanium. Le dimensioni sono compatte, per parcheggiarlo ci vuole davvero poco, grazie allo sterzo elettrico e ai sensori di parcheggio, mentre l'altezza della terra e gli angoli di attacco di uscita lo rendono agile anche nei fuoristrada leggeri. Tre i motori disponibili, tutti Euro 6, due i benzina, i 1500 da 110 cavalli e l'EcoBoost 1000 da 125 cavalli. Noi stiamo provando l'unico diesel della gamma, il 1500 da 95 cavalli con cambio manuale a 5 marce. E l'altra particolarità è, vedete, l'assenza della ruota posteriore che è un optional da 250 euro. Ecco, sull'EcoSport parecchi optional costano tutti 250 euro, quindi il pezzo può lievitare con 3 o 4 optional. Gli interni sono quelli identici della Fiesta, sono solo un po' più grandi. Questi sedili sono comodi, ma non comodissimi, perché vi dirò, se avete un giaccone grande tipo questo invernale, sono davvero piccoli, anche le cosce sono proprio al limite. Poi qua abbiamo un gigantesco bracciolo che però svolge insomma la sua funzione. Il volante è regolabile in altezza, ma non in profondità, anzi no, anche un po' in profondità, non mi sembrava, è durissimo da regolare in profondità. Però insomma, ci consente di trovare una comoda posizione di guida. Non trovo molto comodo la regolazione dei sedili perché le leve apposite sono qui dietro, come vedete sono un po' scomode e bisogna cercarle un po', e il sedile ha questa mega regolazione se volete farvi, non so, un pisolino nell'EcoSport. La plancia è molto semplice e offre l'essenziale con il mini schermo da 3,2 pollici con informazioni che qui è essenziale. Ovviamente non è touchscreen. Il sistema Sync sviluppato dalla Microsoft per SMS funziona molto bene, ma ricordatevi che legge solo quelli, ma è un optional da 250 euro, mentre il navigatore non è previsto. Alla base c'è il clima automatico che non è di zona, però funziona molto bene ed è facile da raggiungere. Sono optional sia il riscaldamento dei sedili che l'interno in pelle. Peccato per le finiture, soprattutto la plastica dei rivestimenti, ce n'è parecchia per l'abitacolo e la qualità della pelle non è buona. Infatti, guardando il sedile anteriore, noterete già che, dopo 8.000 km, vi sono delle imperfezioni, ma d'altronde si parla di un prezzo base di 14.000 euro. Ecco, questa è la famosa porta. Vale. Questa è la famosa apertura del bagagliaio dell'EcoSport, che secondo me non è proprio ideale, mi ha lasciato un po' perplesso anche. Come vedete è incernierata qua sul lato sinistro dell'auto e soprattutto quando è aperta occupa davvero tanto spazio al posteriore, senza contare che come optional potete montare anche la ruota di scorta posteriore che occupa altro spazio. Sono curioso quanti parcheggi riusciamo a fare e in quanti parcheggi riusciamo ad aprire il nostro baule. L'abbattimento dei sedili posteriori parte tutto da questa specie di briglia, diciamo, che tirandola appunto riuscite a sganciare i sedili posteriori per metterli in posizione 60-40. Ecco, come vedete abbiamo questo problema che se c'è uno della mia altezza davanti con la posizione del sedile, non riusciamo a ribaltare i sedili in posizione. Adesso ho spostato in avanti il sedile di guida, tanto per farvi vedere com'è la posizione 60-40. Ricominciamo da capo. Ecco fatto, così abbiamo 1200 litri. Una volta che abbiamo ribaltato il sedile, il problema sono che i ganci d'attacco dei sedili, che sono qui sotto, sono abbastanza sporgenti e quindi magari potrebbero rovinarvi il carico. È un sistema ben studiato, facile e veloce, che consente di ingrandire il bagagliaio da 319 litri, che non è molto ampio, ma è molto alto ed è anche dotato di una mini tendina. Invece l'abitabilità è discreta, è anche comoda la salita, c'è abbastanza spazio per i piedi. Sì, dai, non è neanche troppo scomodo, però sento che questa pelle qua è rigidissima, davvero molto rigida. Secondo me un paio d'anni e questa sicuramente vi si apre senza tanti problemi. Però la seduta è anche discretamente comoda. Poi dall'altra parte qui abbiamo una presa di 12 volt che può essere una cosa utile anche per i passeggeri. Per aprire perfettamente il nostro portellone ci vuole ben 1,5 metri in un parcheggio con tanto spazio. Però se il parcheggio è più stretto, eccoci, invece in questo caso con un parcheggio diciamo più urbano, insomma i bagagli si tirano fuori
quelli piccoli si riesce abbastanza facilmente, quelli più grandi la vedo abbastanza difficile, se pensiamo a valigie molto grandi o anche carrozzine, è difficile qua, però mi aspettavo peggio. Lo sterzo elettrico E-Pass davvero dà una grandissima mano, soprattutto nelle manovre, e garantisce un'ottima stabilità di marcia ed un grandissimo comfort. Molto silenzioso in città, ma la cosa che mi piace di più è soprattutto questo cambio davvero morbido e molto preciso, con una frizione che non stacca da diesel, nel senso che ti dà la botta, anzi è davvero molto piacevole da guidare in città. Durante il parcheggio aiutano molto i sensori di parcheggio acustici posteriori, che sono un option da 250 euro. Lo sterzo garantisce 10,6 metri di sterzata, quindi davvero riuscite a infilarla in quasi tutti i parcheggi della città. Il 1500 consuma davvero poco, ecco il nostro consumo urbano, mentre l'assetto non è proprio dei migliori. Su terreni irregolari come i pavé di Milano si avvertono vibrazioni sullo sterzo e nell'abitacolo a causa del largo utilizzo della plastica a bordo. La guida su sterrato è molto buona, le sospensioni attuiscono bene il terreno e lo sterzo rimane comunque preciso, mentre tende a scivolare un po' di più in caso di sterrati più viscidi, però dipende molto dagli pneumatici. Con delle belle MS, chi lo ferma più l'EcoSport?